Hello everyone. Ragazzi, sono tornata con un vlog. Era un sacco che non vloggavo. Sono le 10 di mattina, è venerdì, quindi tecnicamente è tipo il mio giorno off, ma in realtà poi lavoro sempre. E la gente mi guarda perché parlo da sola per strada. E adesso c'è la donna delle pulizie in casa. La mia casa ve la farò vedere dopo. L'ho presa per qualche mese perché costa di meno se la prendi per periodi un po' più lunghi. Ed è un monolocale, ma voi sapete che io odio pulire, quindi cioè quei soldi per me sono davvero soldi ben spesi. Grazie mille donna delle pulizie, anche alle canali. Sono contenta di tornare a vloggare. Ultimamente non sto vloggando tantissimo perché, uno, ho tantissime cose a cui pensare, tipo Instagram, YouTube, il libro, sapete, del film, quindi proprio tanta roba. Due, i vlog mi richiedono più tempo, sia per il montaggio sia per... dipende. Ultimamente le interviste che ho fatto era tanto tempo per un video, però penso che le interviste siano anche un tipo di video che può aiutare, che dà tanto alle persone che guardano, e quindi comunque secondo me vale la pena e mi piace fare le interviste. I vlog sono un po' più anche solo per me, perché poi io me li riguardo. L'altro giorno mi guardavo i video di quando ero in Giappone, però appunto c'è tanto lavoro dietro e penso: ma cosa interessa alle persone di quello che faccio durante una giornata? Vabbè, intanto prima colazione e poi palestra. Ragazzi, è stato difficile trovare un posto in cui fanno un buon cappuccino alla Spalmas, ma l'ho trovato e sta tipo a due passi da casa mia. Allora, sicuramente vi state chiedendo: ma Sonia, ma ti sei proprio innamorata delle Canarie, vero? Ma quanto ci starai? Sì e no, nel senso, mi piace molto la vibe che c'è qui alla Spalmas perché è una piccola città, quindi quando io lavoro, se ho due ore libere, posso scendere e sto due minuti lì, proprio c'è il mare. Vengo a fare colazione qui. Invece dove vivo a Roma, anzi nella periferia di Roma, con due ore libere non ci faccio quasi niente. Le distanze sono più grandi. Se mi voglio divertire, rilassare, diciamo che mi devo prendere almeno mezza giornata. Questo periodo abbastanza pieno mi risulta un po' difficile, quindi ho detto me ne vengo qui con il bel tempo e mi passo l'inverno qui. Anche perché quando ho deciso di venire qui, ho preso i biglietti e tutto quanto, il Giappone era ancora chiuso. Adesso il Giappone è aperto. Col senno del poi sarei comunque tornata qui? Forse sì, anche perché in questo periodo mi può capitare di dover tornare in Italia abbastanza frequentemente. Se fossi in Giappone non potrei farlo. Comunque adesso mi godo il mio cappuccino. E poi stasera, cioè, guardatevi il vlog perché mi fa ridere come mi sto integrando alla cultura canaria. Conoscerete la mia migliore amica canaria e vedrete quello che facciamo stasera. Lei è una giornalista. La mia vita mi fa troppo ridere perché se la vedo vista da fuori dico: ma che cazzo sta facendo sta ragazza? Quando sta da sola alle Canarie a intervistare la gente a un festival? Non lo so, mi fa un sacco ridere sta cosa. Tralasciando le inquadrature che effettivamente lasciano a desiderare, vi voglio dire che segnarvi in palestra, secondo me, se state fuori, è una mossa vincente. A me ha permesso di fare qualche amicizia, anche qualche conoscenza, che semplicemente in una giornata dove magari ti senti un po' solo e hai lavorato tanto, vai in palestra, scambi due chiacchiere, ti fanno fare una risata, fa tanto. Qui comunque stavo facendo per la prima volta in vita mia, sì con l'aiuto, però comunque, i pull-ups, quindi ero tipo fomentatissima. Torno a casa, doccia, lezioni. Anzi, lezione oggi una, perché di solito venerdì cerco di non mettermele. Comunque che bello che è che c'è la gente al mare a metà novembre. Bello. La donna delle pulizie è andata via e quindi adesso vi posso far vedere la mia casetta, piccolina ma carina carina, anche se c'è lo stendino in mezzo che è un must di tutti i miei video e di tutte le mie case. Qui entri e c'è il mio lettino, quello è il roll up con cui faccio i video perché non ho una parete bianca disponibile, divano dove lavoro, così, lo stendino, no, qui c'è l'angolino con televisione, angolino per mangiare, cucinetta e il bagno. Piccolino ma carino. La zona è bella, è centrale, è viva. Non è sul mare, ma due minuti ci stai. Ho fatto mettere internet, che va abbastanza bene. C'è stato un cambio di programma, il mio studente ha cancellato la lezione, quindi io adesso mi faccio una doccetta al volo, esco a mangiare qualcosa, torno e lavoro. Sembra una ragazzina giapponese slash tennista, non lo so. Galileo mi diede la tortilla di bacalao. Wow. Le croquette.
crocchette della perdizione. Io non so che cavolo ci mettono in Spagna nelle crocchette, ma non hanno niente a che vedere con quelle italiane, niente. Così come la pizza qui non ha niente a che vedere con la nostra. Nel pomeriggio ho fatto qualche reel e mi sono portata avanti. Oh, fa la vaga, com'è andato l'appuntamento? Dietro niente da portare. Con un po' di lavoro che mi era rimasto, email, editing, eccetera, sempre sul computer. Allora, ho 20 minuti e devo uscire. Questa sera lavoro intervistando. Non sono riuscita a finire tutto quello che devo finire oggi. Purtroppo se n'è andata anche via la luce. Penso che domani qualche oretta di mattina non me la toglie nessuno di lavoro, quindi vabbè. Però finora è una bella giornata, anche se mi sento un pochino stanchina. Speriamo di reggere. Poi vabbè, magari quando devo intervistare mi sale l'adrenalina. Anche perché io non è che... cioè, intervisto ogni tanto per il mio canale YouTube, però non è che sono davvero una giornalista come Esther. Adesso l'aiuto come praticamente traduttrice, mi dice lei quali sono le domande che devo fare, per fortuna. Tranne ieri che mi ha fatto tipo domanda a tradimento. Allora Sonia, hai una domanda da chiedere a questa signora tipo che lavora con comune? Io l'ho guardata tipo, dopo ti uccido Esther. Però sì, ce l'avevo la domanda, per fortuna. Vabbè, c'ho 20 minuti, ci vediamo dopo, che altrimenti io comincio a chiacchierare. Chissà se avete qualche domanda per me. Prima di andare al festival ho preso un appuntamento con un nutrizionista molto bravo che mi è stato consigliato. Voi sapete che io ho sempre problemi con l'intestino, lo stomaco, e quindi volevo provare qualcosa di nuovo. Mi sono scordata di dirvi che ho fatto un tatuaggio. Ah, non si vede adesso. È uno smile. Non si vede, vi metterò una foto da qualche parte. Ma me lo dovrò ripassare perché lo voglio un po' più scuro. Adesso voi vedrete la foto di appena fatto, ma in realtà è venuto un po' più chiaro. La mia meta è lì. Negozio di roba naturale. Magari non registro qui, va? La niña buena e la niña meno buena. Y Lucho, el novio. No, ya que mi novio. Ah, no, no, no. No, no, no es mi novio. No, no tengo novio. Soltera. Mi ha cambiato tipo tutta l'alimentazione per 2 o 3 settimane perché devo fare un periodo di cambio. E quindi per 2 o 3 settimane non mangerò un cavolo, anzi mangerò un sacco di cose, tutte cose strane. Però sono contenta, lo voglio. Il WOMAD è un festival abbastanza grande, dura parecchi giorni e ci sono artisti praticamente da tutto il mondo, Stati Uniti, Europa, Africa, da spazio musica anche non mainstream. Vi spiego un po', lei è la reportera, lei è la giornalista vera. Io la aiuto a intervistare tutti gli artisti che non parlano spagnolo, che parlano inglese. Anche io ho il mio pass e stiamo per andare nel backstage. L'esperienza è stata molto figa perché mi ha permesso di fare qualcosa di nuovo e di sfidare me stessa e anche di conoscere gli artisti prima di intervistarli. Che poi è una delle cose che più amo fare al mondo, connettere con le persone, sentire la loro storia, sentire quello che hanno da dire. Sento davvero che è una cosa che non solo mi piace, ma mi ricarica e mi fa crescere come persona. 3, 2, 1. Thank you so much for being here. I loved your Asian style. I loved Asian style. I just have a few quick questions for you guys. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo es tu experiencia como reportera en las Palmas de Gran Canaria? Cuéntame. Guay, me encanta, me es divertida, es algo que no había hecho nunca antes y me gusta. ¿Te gustaría cantar algún día en el WOMAD? Claro, sí. Vamos a hablarlo con el responsable. Ahora. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? Estamos aquí, sí. ¿Qué te abbiamo fame? ¡Salute! ¡Que viva Italia! Los italianos, los italianos son buenísimos, me encanta Italia. Pero lo que más me gusta de Italia es cuando un italiano me susurra al oído lo bella que soy. Me parece súper bonito. Y aquí vas a decir yo. Tipo l'ultimo pasto libero. Visto che dal giorno dopo ho iniziato la dieta, questo è stato l'ultimo pasto libero, insalatiglia russa, buonissima, una botta. Mi stavo mettendo il pigiama e mi sono resa conto di non aver finito il vlog, quindi lo finisco adesso. Grazie mille di aver guardato. Se vi piacciono i miei vlog, fatemelo sapere perché ovviamente più ho feedback, più ho feedback positivo e più mi viene voglia di fare altri vlog. Adesso sono stanchissima e me ne vado proprio a dormire. Buonanotte, iscrivetevi. Ciao!